Finita la finale della Coppa Italia, ha vinto il Cantù per 2-1. Siamo con il coach che ha vinto il trofeo. Allora, grande soddisfazione Marco Ronchetti, l'allenatore, grande soddisfazione. Direi di sì, perché penso che tutto sommato ce la siamo meritata. È stata una finale difficile, tirata, loro una buona squadra, forse non una finale su grandissimi ritmi, però le squadre sono stanche a questo punto della stagione, hanno fatto tante partite. E quindi c'è grande soddisfazione per noi, ecco. Purtroppo l'anno scorso ci è svanita la finale nazionale di promozione in D, insomma questa è una piccola ricompensa, credo che sia giusto e importante anche per noi. Una gara abbastanza equilibrata, magari voi avete avuto le occasioni migliori, soprattutto grazie a Spaggiari. Sì, noi abbiamo fatto una buona partita, siamo partiti un po' contratti perché non è un gran periodo in campionato il nostro, siamo partiti contratti nei primi 10 minuti lasciando qualcosa a loro, poi pian pianino abbiamo fatto la partita. Penso, ripeto, che meritavamo, abbiamo avuto delle occasioni importanti, forse c'è un rigore, non lo so, come dicevo, però va bene così, insomma, l'importante è che abbiamo fatto gol alla fine. Secondo lei è stata decisiva l'espulsione del Palazzolo? Può aver cambiato gli equilibri o no? Ma sicuramente era un momento che anche loro non andavano più molto, trovandosi un uomo in meno si sono tirati un attimo indietro. Noi abbiamo cercato di muovere sempre la palla cercando l'uomo in più e ci è andata bene su un cambio di fronte e penso un gran bel gol di Arnaboldi. Una vittoria che vi dà grande soddisfazione e anche slancio in campionato? Ma sicuramente, adesso con questa vittoria sicuramente domenica abbiamo un derby per noi importantissimo e credo che saremo ancora più carichi.